Buona giornata in diretta, bentrovati dentro la città, ore 13 fino alle 14.30 insieme. Oggi abbiamo tanto da dire perché lo scandalo del Lazio in realtà sta facendo sì che tutta la politica, l'attualità si concentri sulle spese in generale delle regioni, a prescindere da quelle laziali che erano un pochino fuori controllo. Andiamo a raccontare anche questa storia. Lo facciamo con, partendo dalla regione Lombardia, Francesco Prina, PD. Come buongiorno, sta? Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a Leffo Magalli. Torna a trovarci Armando Vagliati, benvenuto, Comune di Milano, PDL, sempre dalla regione Elisabetta Fatuzzo, Partito Pensionati, benvenuta. Buongiorno. Fatuzzo. Sempre dal comune, invece, come Vagliati, Morelli, consigliere della Lega Nord. Benvenuto anche Morelli. Oggi, buongiorno, per l'occasione vestito da PDL, notavo. Perché? Oh, non so. Che succede? Non è che è un'omologazione della Lega, no, agli schemi del PDL. Sia, mi fa sia il corretto, magari. Io sempre sono abbastanza... Ma lei è molto elegante, però, voglio no, dire, beh, la Lega elegante, di solito no, si però una giacca non è che... Va bene, ma sotto ce l'ha la maglia, prima al nord, cose no, così. No. Niente, niente. Oggi, vabbè, speriamo. Allora, però la macchina è piena, se vuole, durante la pubblicità dopo vado per dimostrarglielo, porto con un sacchetto di magliette. Prima di cominciare la nostra chiacchierata, Vagliati, con Vagliati non ci vediamo da un po', perché nel frattempo c'è stata anche tutta la parabola della vicenda che l'aveva visto indagato per la questione favori ai boss, titolavano, esatto, i giornali, quindi c'era l'iscrizione nel registro degli indagati per la storia della famiglia Lampara, eccetera, eccetera. Esatto. Come si è conclusa la vicenda? Si è conclusa bene, perché dopo una lunga indagine i PM hanno chiesto l'archiviazione della mia posizione e il GIP ha accettato, perché nulla è emerso penalmente, diciamo penalmente ascrivibile alla mia persona, quindi tutto è stato archiviato. Quindi la conoscenza sì, cioè è stata confermata. Io conoscevo un imprenditore incensurato, perché era un imprenditore incensurato che poi è emerso che poteva essere, e ha processo in questo momento, quindi vedremo alla fine del processo come andrà a finire, però la mia posizione non ha avuto questo clamore rispetto a quando è stato sono stato inserito nel registro degli indagati. Infatti, no, lo diciamo anche per quello, perché fino al 7 di giugno i titoli erano quelli lì, poi non c'è stata la parte finale della storia. E non fa notizie, normalmente non fa notizie. E invece vede che noi siamo attenti anche a questo. Poi ci ha fatto divertire con la faccenda di San Siro e dei biglietti. Sì, diciamo che non è stato un anno felice. Però, quella magari la raccontiamo ma sempre dopo, per fatti estranei alla mia con persona. Con molto rispetto, ma ci ha fatto molto ridere. Signori, la prima notizia che vorrei trattare con voi, anche con voi da casa, sapete che potete intervenire telefonicamente, diteci la vostra, rispecchia al fatto che andiamo a vedere un po' quanto ci costano queste benedette regioni, perché lo scandalo laziale ha fatto sì che siano venute fuori delle cifre abbastanza anomale. Avete seguito domande? Certo, voi, certo, abbiamo seguito laziale. Bene. Che ne pensate? Prego. Beh, da quello che emerge dalla lettura dei giornali e dalla denuncia della presidente di quella regione, della presidente Polverini, risultano delle incomprensibili e, voglio dire, anche in modo attuale scandalose comportamenti e spese di determinati soggetti politici che evidentemente devono rispondere alla gente che li ha eletti, al loro partito e alla magistratura. Quindi ecco, questo è il quadro, è un quadro molto delicato, bisogna attendere gli eventi, bisogna attendere anche la decisione della Presidente Polverini. Rispetto I PM anche... dicono, faccio vedere questo titolo per esempio, sui fondi del PDL, dicono che c'è una gestione caotica per quanto riguarda i fondi, considerato che, aggiungo, il tutto comincia già dal 2010, quindi subito dopo l'elezione praticamente della governatrice Polverini, iniziano queste spese folli. Tra le altre, ve la faccio vedere ma la rivediamo più volte, c'è una festa, avete visto? La festa che si chiama Olympus. Eccola, dove Polverini, il consigliere regionale che si chiama Carlo De Romanis, che ha organizzato questa festa il 10 di settembre, quindi diciamo non lontano dall'elezione, queste sono delle amabili signorine che erano lì invitate o pagate o chi lo sa,
E poi c'è un video che è già comparso su internet che fa vedere il backstage di questa festa, che secondo i ben informati, questo è del Corriere, poi è stato rimandato anche da Servizio Pubblico, sarebbe costata 20.000 euro, però visto lo sforzo dubito che sia costata così poco, perché 20.000 euro, qui c'è addirittura il truccatore, quello che fa gli effetti scenografici. Fatuzzo, che ne pensi? Sono sconvolta dal truccatore. Ma mi fatto mettere l'occhio di ciclope, sì. Olympus la festa. Ma sì. Non lo so, in Lombardia penso che non succederebbe mai una cosa del genere. Lo dica troppo forte, se no andiamo a Cinecittà. Ma no, ma non, penso che non verrebbe neanche in mente di fare una festa in maschera che abbia un qualche legame con l'attività politica istituzionale. Vabbè, ognuno è libero di fare la politica come crede. Il problema è quando si utilizzano soldi pubblici, il problema è che ci deve essere la garanzia che questi soldi vengano spesi per lo scopo per cui sono stanziati. Quindi adesso si fa di un'erba un fascio, tutta la politica è un costo, bisogna distinguere. Io lo ricordo, le spese della democrazia, cioè le spese di comunicazione che sono necessarie e utili al cittadino, dalle spese come quelle che evidentemente sono state fatte nel Lazio, anche se è da accertare, per carità, che no, francamente no, non vedo... Ci sono spese regolamentate, spese di furberie che vengono fatte in modo più o meno palese. Fatto sta che, insomma, questa era la festa, poi ci sono le barche, le ville, gli yacht, non è mai finita. Sentiamo la prima telefonata intanto. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo parlare un attimo della Polverini e della Regione Lazio, ma dai, non solo, anche della Regione Lombardia. Dai. Perché qui parlano tutti di tagli, ma i tagli sono finti. Perché in Regione Lombardia, per esempio, si dice che si sono tagliati il vitalizio, ma non è affatto vero. Dalla prossima legislatura, ma i 2.500 euro non saranno più come vitalizio, ma saranno comunque dati ai consiglieri regionali. Vorrei sapere se è vero questo. E se c'è qualche politico del Consiglio regionale lombardo. Dai, allora rispondiamo alla domanda, poi le suggerisco. Alla Fatuzzo, scusa, sì, una domanda. Sì. Come mai per i pensionati si fanno pagare per telefono le informazioni? Il partito dei pensionati fa pagare la telefonata ai pensionati. Quando questo mai? Cosa vuol dire? Cioè, no, ci spieghi. Adesso arriva la risposta, ma cosa significa? Cioè, lei ha chiamato e cosa gli hanno chiesto? Grazie. Cosa le hanno chiesto? Cioè, chi le ha chiesto soldi? Sì, appunto, soldi? Perché non abbiamo né numeri 166 né 144. No, non abbiamo neanche i numeri verdi. Cioè, è una telefonata normale. Se io telefono, buongiorno, partito dei pensionati, datemi l'informazione, è una telefonata normale. Beh, direi. Non è che c'è una... Non è che si dà... Non è né verde, no, ma scusa, né... Non è un ridere. Ma assolutamente non c'è nessun numero verde né nulla. È vera la questione del vitalizio, che è stato cambiato il nome. Sì, dobbiamo fare chiarezza. Il vitalizio è stato rimasto al compimento del 60° anno d'età. Io ho votato contro, il mio partito ha votato contro, perché volevamo il 65° anno d'età. È rimasto per coloro che compiono il 60° anno d'età, purtroppo, e non a 65 come tutti i lavoratori, tutti, sì. Io ero per portarlo a 65, ed è rimasto per chi fa una legislatura di 1.000 euro, ma al compimento del 60° d'età, però. È vitalizio. E questa è un'ingiustizia, io sono d'accordo con lui, deve essere a 65 anni, non a 60. Telefonata, sì. Pronto? Buongiorno, sono Luca da Milano. Buongiorno Luca. Ecco, erano due cose specificatamente per le quali volevo intervenire. La prima è questa, si cerca ogni volta di screditare la Regione Lombardia, fermo restando che di pecche ne avrà tante, sì, facendo notare spese e quant'altro, mentre invece io metterei sul piatto della bilancia, per i servizi che ci sono, bene o male che vengono offerti, eccetera, sì, al cittadino, cioè quello che versano i cittadini lombardi, eccetera, mi risulta che addirittura ne avanzerebbero se dovessero stare qua.
i soldi. Quindi chi critica magari è gente di regioni dove campano, sono pure in rosso e in più hanno anche i soldi degli altri e ci sono gli sprechi. Però Luca, guardi, Luca, le interagisco con lei, le suggerisco di guardare tutta la puntata perché poi le faremo vedere i numeri della regione e anche della regione Lombardia. E non è che c'è così da stare allegri, per quanto sono d'accordo che i servizi ci siano, siamo tutti lombardi qui dentro, però attenzione perché andiamo a spiluccare i costi e scopriremo quanto ci costano queste benedette regioni, oltre che la macchina politica. Luca? L'appunto che volevo fare è proprio questo, pensando poi, guardando anche a quello che succede a Regione Lazio e chissà non so, dello stato di necessità di tanta gente, ma quella vera, io mi ci metto a far parte, di chi potrebbe diciamo aver bisogno o robe simili, sì. A fronte di cifre che diventano irrisorie parlando di certi livelli di spese eccetera, mentre con delle banali come quello della compagnia aerea che ha eliminato un'oliva per ogni passeggero e nel fatturato lordo anno della compagnia l'ha quasi risanata a un'oliva. Sì, quelle sono anche un po' leggende. Va bene, grazie Luca, adesso continua a seguirci così le diamo i numeri. Faccio intervenire più tardi, cioè dopo la pubblicità, tra due minuti. Perdonatemi agli amici del centrodestra, pubblicità. Rivediamo un po' le immagini dell'Olympus, la festa Olympus che ci ha fatto, aveva visto. Voi non fate cose così gogliardiche, che pure la Lega Nord è nota per qualche costume celtico. Però questi sono qualche costume celtico. Vi hanno battuto in costumi, prego. Ma io farei due ragionamenti distinti. Vai. Uno è vedere la Regione Lazio e compararla con la Regione Lombardia. Ma dico la Regione Lazio perché adesso è al centro della polemica, posso dire la Regione Lazio, posso dire il Trentino, posso dire la Sicilia, posso dire tante altre regioni. Allora, prima ci diceva qual è stato il cambiamento che la Regione Lombardia ha imposto ai propri consigli. Poi si poteva fare di più, come sempre, si sarebbe potuto fare meglio sicuramente e tante altre cose. Le altre regioni non l'hanno fatto. Cioè in Regione Lazio, per esempio, è stata fatta la stessa identica proposta. Il Consiglio regionale ha votato contro, punto. Cioè non è che si può dire ma noi eravamo d'accordo con i 65 e con i 70 o gli 80, l'hanno bocciata, finito. Quindi lì il vitalizio esiste ancora, tanto quanto esiste in tante altre regioni che purtroppo, come ci diceva giustamente Luca, il nostro telespettatore, pigliano i soldi dei lombardi e questo da lombardi tutti quanti ci dovrebbe fare un po' arrabbiare. Prina, che giustamente ha votato contro perché al contrario a quella cosa voleva di più, benissimo, però intanto c'è stato subirà tra virgolette questa decisione del Consiglio regionale della maggioranza deve sapere che altri colleghi suoi in altre regioni non hanno votato la stessa cosa e quindi a differenza sua che è un lombardo gli altri suoi colleghi di altre regioni avranno il loro vitalizio serenamente che paghiamo noi prima per primo e noi tutti quanti quelli che sono seduti qua e quelli che ci guardano da casa. Due, secondo ragionamento riguarda il partito. Sì. Allora, chi si dice, no, il famoso detto, chi non ha peccato scaglia la prima pietra. Io chiaramente non posso scagliarlo perché è evidente, per mesi ci hanno bastonato, poi sono passate le elezioni e famiglia. Casualmente, esattamente come Vagliati, dei casi della Lega non si parla più. La differenza però con gli altri partiti qual è? Che noi non abbiamo guardato in faccia a nessuno, non abbiamo guardato chi erano i nomi e i cognomi della gente. Quelli che hanno sbagliato sono stati buttati fuori. Fossero essi assessori, Pinco Palli, senatori, di qua e di là. Tutti fuori. Beh, adesso la pulizia sta ancora. Polverini non è mica finita, perché può essere. Adesso vedremo che cosa farà. Arrivano le dimissioni. Lei era pronta, a quanto si è capito, sarebbe stata pronta a dare queste dimissioni. Poi Berlusconi ha detto no, fermi tutti, perché ecco, sennò. Qui però io vorrei sottolineare che ci dimentichiamo, diciamo, forse il peccato originale in Regione Lazio, che per motivi che sono sempre ascrivibili al nostro partito, il nostro partito non ha potuto presentare la lista. Quindi oggi noi ci troviamo in un consiglio regionale con sicuramente non le prime file del nostro partito. Quando si legge anche sui giornali. Cioè lei dice questi sono i panchinari del partito, cioè, quindi sicuramente le figure principi del nostro partito in Regione Lombardia non si sono potute, non sono state elette perché non c'era la lista del PDL. Questo è un fatto che spesso si dimentica. Ma persone
10-12 persone. Ma che lei come ha visto, cioè, ha visto queste immagini? Rivediamo la festa dell'Olympus che ci ha fatto... assolutamente, ecco, qui bisogna capire, cioè, lei, se fosse stato invitato, la Polverini è lì in mezzo, no? In mezzo a questi, allora, qua vestiti. Il buon gusto, adesso bisogna contestualizzarlo in Roma, e quindi stiamo parlando, che poi non si capisce perché è mezza greca e mezza romana, e anche storicamente no, perché era Ulisse, ritorno di Ulisse, che era Ulisse, sì, ho capito, e quindi c'è questa ambiguità letteraria, non costume, è storica, è una fesseria. comunque il discorso di, meno, da quanto si legge, è stato pagato dal consigliere regionale questa festa, che lui dice: ho pagato di tasca mia 20.000 euro. Quanto sia di buon gusto o meno gusto, questo io penso che ognuno però può fare delle scelte. Però è un po' l'icona della, sì, però, della ruberia, sono delle icone presunta, che non rispecchiano però i fatti, cioè i fatti sono altri. Se ci sarà appropriazione indebita, se ci sarà fatti penali acclarati, si valuterà tutto questo. Una festa in maschera, per carità, ce ne sono e sono state fatte tante feste in maschera, anche non politicamente legate alla politica, per cui lui ha deciso di fare questa festa. Cioè dice, se ha pagato di tasca sua, bene, il problema è che non ci sta credendo nessuno. Magari non è di buon gusto, però... Visto l'andazzo dei conti laziali. Però quello che vorrei sottolineare, io vorrei solo dire una cosa, che a volte noi continuiamo a dire quanto costa la politica, ma io se fossi un cittadino, e lo dico anche ai telespettatori, io mi chiederei... Che vuol dire se fossi un cittadino? No, nel senso fossi un cittadino che continua a dire quanto mi costa la politica. Io mi chiederei cosa mi rende la politica. Perché questo è il fatto principale. Ma io evidentemente ho pochino se sono tutti così arrabbiati. No, non è vero, perché in Regione Lombardia... Pronto? È pronto? Buongiorno. Ah, buongiorno, pensavo di essere stato dimenticato. Come no? Tocca a lei. Ah, buongiorno, sono Michele. Saluto lei e i suoi ospiti. Prego, Michele. Niente, a parte il fatto che più che Olympus è uno schifibus quell'affare lì che hanno fatto vedere a Latina con tutte quelle persone lì. Poi non so come può dire quel signore quanto rende la politica. Rende, a noi paghiamo come i tagli di Lucio Fontana, il vostro modo. E dove sono più indignato comunque, e quando sento vedo queste ruberie, queste ladronerie, ma anche visibili a occhio nudo, cioè tipo San Raffaele, il nuovo palazzo della Lombardia, lì lo vede chiunque, e ci sono dei politici che sanno che stanno facendo delle cose non poco chiare, però non denuncia nessuno. Loro sanno che l'amico politico ha un lieve difetto, cioè quello che mette le mani nella marmellata o nella Nutella che del vasetto che non gli appartiene, però stanno tutti zitti. Io è quello che mi meraviglio di questa classe politica, perché non posso capire come fanno queste persone a far sparire questi soldi che poi sono tantissimi. È quello, guardi, no, è quello che... No, è perché loro non li denunciano, cioè loro vogliono una collaborazione. È quello che vorrei capire anche io, grazie intanto della telefonata, perché non si capisce com'è possibile che tutta questa macchina, che tra l'altro se viene dimostrata è iniziata praticamente l'indomani delle elezioni, ci sono delle regole. Io penso che sia impossibile. Ci sono delle regole. Non solo in Regione Lombardia, ma in Comune noi non possiamo spendere di 100 euro se non è nella regola. Di spesa, eccetera, eccetera, vuol dire che o abbiamo delle opposizioni, perché abbiamo tutti questi organi di tutela, no? Certo. La maggioranza, l'opposizione, le commissioni e quant'altro, o tutta questa roba qua, e così anche in Lombardia, Maugeri, non funziona, non serve a niente, o sono tutti conniventi, oppure il meccanismo non funziona, perché non si può ogni due per tre trovare una falla, sia essa festaiola o sia essa eventualmente sulla sanità in Lombardia, eccetera. Magari cominciamo a dire che in Lombardia non abbiamo i Batman e non abbiamo... Uno ce l'avevamo lo messo. Però, sì. No, adesso, ho detto adesso in questo momento qui. Abbiamo avuto in questo momento qui Batman. Le abbiamo avuti, ma adesso non ci sono. Sì, venite, guardate gli 80 consiglieri, gli assessori, guardate tutto. Quella che c'è in Lombardia, adesso voglio adesso sostituirmi alla maggioranza. Voglio dire, in Lombardia vi è una
spesa controllata, sotto, molto trasparente. Abbiamo 10 persone che sono sotto indagine per presunte faccende aperte nella scorsa legislatura. Però dico, facciamo discernimento adesso. Voglio dire, adesso, per quello che è adesso, io non rispondo degli altri. Sto dicendo per quello che vedo io, per i tagli che sono stati fatti. Secondo lei il controllo c'è, insomma? C'è un controllo su quella che è l'attività amministrativa. C'è un costo. Poi lo vedremo, quasi 11 milioni, 10 milioni, eccetera, che comprende la comunicazione, il personale, l'organizzazione, cioè il Pirellone con la sua aula consigliare, con le sue commissioni, con il suo apparato, ha un costo anche nella comunicazione con i cittadini. Ecco, va vagliato. Oggi leggevo sul Corriere che qualcuno dice che comunque siamo ancora in grado di tagliare un 10%. No, Zamponi, tanto Zamponi, per non far nomi, cioè, no? Valori, che è lì a guardare con la lente di ingrandimento il tutto. Beh, allora, bene però che sì, ci no, io dico allora, vogliamo tagliare il 10% ancora? Sediamoci e facciamo un ragionamento, però facciamolo bene il ragionamento, ma non diciamo che la regione Lombardia è uguale a Lazio e altre regioni. Telefonata, questo pronto? Va detto per pronto? Ragioni di verità. Ecco. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Io volevo parlare della regione Lombardia, ma sempre della regione Lazio. Volevo ricordare anche il caso in Marrazzo, a quel signore della sinistra. Sì. Ci sono anche i due morti, due trans brasiliani che sono spariti dalla circolazione, forse perché davano fastidio. È già passato in giudicato, però. Però, sì. È stato colpevole, ha pagato. Tutti sì, no, ma il signore ricorda comunque una faccenda che ha riguardato l'opposta parte politica, quindi un po' di qua, un po' di là. Sì, la regione Lazio è sempre stata abbastanza sfortunata con i suoi presidenti. Perché il marito della signora Finocchiaro è indagato per 350.000 euro nella prima tranche di un qualcosa che ha fatto a Catania, mi pare. Cioè, qui che ne è una marea, però è tuttora. Dopo mi fanno vedere là il signor Rutelli con 5 milioni di euro in mano e poi mi dicono che non sapeva se c'erano i soldi dilusi o meno e tutto. È proprio un paese. Cioè lei un po' è arrabbiato col paese tutto, dice. Ma sì, io non dovrei più neanche andare a votare, però anche se non vado vincono loro e andrò ancora a votare il mio partito e basta. Altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Chi parla? Antonio. Antonio, ha visto la festa dell'Olympus? A me non mi hanno mai invitato a una festa così divertente. Sì, guardi, dica. Non conoscono la vergogna. Io volevo dire questo: qui vengono in trasmissione i nostri signori politici, fanno le belle facce, le belle, fanno i moralisti. Io per esempio alla signora Pattuccio, all'onorevole Pattuccio, le vorrei fare una domanda su un libro che, se non erro, era di, non mi ricordo chi è che l'ha scritto, c'era una grossa discrepanza tra il rimborso elettorale che ha avuto il partito dei pensionati e quello che realmente ha speso. Questi, anche una parte di quei soldi erano anche i miei, però io non so cos'è che fine ha fatto. Cioè io accetto dai politici che, ecco, se vengono lì e dicono questo era il sistema, ci siamo comportate così, da oggi in poi è ora di cambiare, ma giustificare il passato vuol dire continuare nella stessa maniera anche il futuro, e questo è quello che danneggia l'Italia. Allora sistema che è macio. Le chiedo questo, le chiedo al signore al telefono, grazie. Le chiedo di restare, grazie a lei, di restare in ascolto, perché adesso facciamo un'interruzione, poi il partito dei pensionati si presta particolarmente a fare i conti in tasca ai gruppi consiglieri, perché è fatto da una persona sola, che è Elisabetta Fatuzzo. Quindi facciamo un po' i conti in tasca ai consiglieri, o meglio ai gruppi consiglieri della Lombardia, così poi risponde anche al telespettatore. Ci vediamo tra due minuti. Ed eccola qui la notizia che ovviamente riprende la questione laziale, arriva in Lombardia con il Pirellone, i partiti che spendono più di 11 milioni l'anno, dice il nostro tablet. La Lega Nord che dice noi i soldi non vi facciamo vedere come li spendiamo, sono
affari nostri, per metterla in leggibile. Vediamo un servizio che ha una scheda che ha realizzato Paolo Pirovano e che ci spiega nel dettaglio quali sono i costi, le spese, le entrate, le uscite dei gruppi consigliari. Attenzione, perché ci sono gli stipendi dei consiglieri, i soldi che vanno ai gruppi consigliari, e tutto questo è esente dai rimborsi elettorali, che sono altri soldi che entrano nelle tasche dei partiti. Via. Regionali è di 1 miliardo e 95 milioni di euro. Ogni regione incide in maniera diversa sulle tasche dei contribuenti. A sorpresa, la Valle d'Aosta chiede a ogni cittadino ben 124 euro. Il Consiglio della Lombardia pesa sul contribuente poco meno di 8 euro all'anno. Quello della Calabria sfiora i 39 euro. Considerando che i consiglieri dei parlamentini regionali sono 1111 e per ognuno il costo di 743.000 euro, la spesa complessiva supera di poco gli 822 milioni di euro. Ma è la voracità dei partiti e dei loro apparati a far lievitare le uscite. Il Consiglio regionale lombardo stanzia infatti ai gruppi consigliari 11.373.000 euro, esclusi ovviamente gli stipendi degli 80 consiglieri. Servono per pagare il personale, per il funzionamento e la comunicazione degli 8 gruppi che lo compongono o per l'acquisto del materiale di ufficio. Ciascun gruppo, dal PDL al Partito dei Pensionati, ha a disposizione ogni anno una quota fissa e una che aumenta in proporzione al numero dei suoi componenti. Se i soldi non vengono spesi, si sommano a quelli dell'anno successivo. Il gruppo più ricco è quello del PDL, che grazie ai suoi 29 consiglieri conta ogni anno su ben 1.891.115 euro per le spese dei suoi funzionari, più 494.000 euro per il funzionamento e 696.000 euro per la comunicazione. Segue il PD, con 21 consiglieri, può contare su un budget di 1.500.000 di euro, più 431.000 euro per la comunicazione e 538.000 euro per il funzionamento. Questi numeri, partiamo dai piccoli perché è più facile. In Regione Lombardia ci sono due gruppi fatti da una persona. Uno è il gruppo misto, che è Filippo Penati, che è uscito dal gruppo. È uscito dal gruppo e quindi ha pagato. In virtù di un'attesa che la giustizia faccia chiarezza. Va specificato. Esattamente quanto stavo dicendo. Che no, vale? Perché lei come... diceva, scusi, ma 11, di quegli 11, uno è del PD. E ha subito questa condizione. Sì, no, non è più del PD, mi dispiace. No, non è più del PD. Che è uscito dal gruppo del PD per andare a far parte del gruppo misto. Era tutto ben chiaro. Il partito dei pensionati altrettanto è composto da una persona, però fa gruppo, perché giustamente così vuole la legge. Quindi abbiamo detto giusto se diciamo che i conti sono quelli. Ogni singolo consigliere regionale agli italiani costa, tra rimborsi elettorali, spese di stipendio personale, più il rimborso ai gruppi dai consigli regionali, circa 740.000 euro l'anno. Prego. Allora, volevo un attimo rispondere al telespettatore di prima, che ricordava la discrepanza tra rimborsi elettorali e spese effettivamente sostenute dai partiti. E come lui saprà bene, ma lo dico anche per tutti, questa discrepanza c'è perché, se vi ricordate, c'era stato un referendum abrogativo dei finanziamenti pubblici ai partiti. Vabbè. Alla fine, per aggirare la cosa, il Parlamento ha votato una legge che prevede rimborsi elettorali, che però non sono i rimborsi delle spese effettivamente sostenute in campagna elettorale dai partiti. No, ma questo lo sappiamo. Per cui la discrepanza non è che qualcuno si è intascato qualcosa, la discrepanza è perché purtroppo la legge non prevede un rimborso a piedi lista, ma forfettare, diciamo così. Ma detto questo, per quanto riguarda Regione Lombardia, vorrei ricordare che era stata anche pubblicata una tabella, non so su quale giornale, forse il Sole 24 Ore, forse il Corriere, in cui c'erano i costi dell'apparato amministrativo, soprattutto per quanto riguarda i dipendenti. Ma la Lombardia della... è più virtuosa delle altre, okay. Partiamo da lì. Meno della Calabria, l'abbiamo detto. Quindi io faccio un esempio concreto. Questo. Allora, le cifre date, secondo me, sono assolutamente tagliabili, tant'è che quando è stato fatto il lavoro sui tagli degli stipendi ai consiglieri regionali, e era stato anche approvato un mio emendamento, lo ricordo, perché tra le spese di comunicazione io dovrei spendere un po' di quei soldi per far sapere ai cittadini questa cosa, perché nessun giornale
gli ha dato abbastanza risalto, sì. È stato approvato un emendamento che ad esempio taglia la diaria dei consiglieri regionali che risultano assenti dalle sedute, okay, del consiglio regionale. Ad esempio, detto questo, cioè, la domanda è, perdoni, perché sì, io faccio proprio l'ignorante del gruppo per capire, il consigliere regionale ha il suo stipendio e lo, okay, usa come ritiene, sì, lo dà parzialmente al partito, sì, quello che vuole. I 325.000 euro, sì, parlo col suo partito, ripeto, perché è fatto di una persona, gli altri, sì, in percentuale fanno, certo, quello che credono. Certo. I 325.000 euro all'anno che il gruppo riceve, sì, dal consiglio regionale, allora, chi se ne fa? Come li usa? Allora, c'è una parte che è per il personale, quindi le persone delle che lavorano, segretari, funzionari, okay, che si occupano di, quindi, posti di lavori lavoro, di segreteria, preparare progetti, sì, di legge, seguire i lavori insieme ai consiglieri, eccetera. Bene. Poi c'è una parte, quanti che è più sono piccola, nel partito pensionati in Regione Lombardia, i funzionari, le persone che si occupano? Una decina. 10. Dopodiché ci sono i fondi per la comunicazione e il funzionamento del gruppo, che sono le spese telefoniche, le spese postali, le spese di cancelleria, le spese per la comunicazione, per quanto ci riguarda sono quelle più importanti. Cioè, nel momento in cui, faccio un esempio, in Regione Lombardia è stata approvata una legge contro, per la prevenzione delle truffe agli anziani, voluta dal Partito Pensionati insieme... Qualcuno lo deve pur sapere. I giornali non hanno scritto niente, noi per poterlo comunicare dobbiamo acquistare spazi sui giornali piuttosto che sulle televisioni, fare gli spot, quindi quello è l'utilizzo dei fondi. Poi ci sono anche le spese di rappresentanza, io tranquillizzo per quanto riguarda il Partito Pensionati su 300.000 euro, le spese di rappresentanza e quindi trasporto e eventuali pranzi o cene, sì, 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 dell'anno passato non arrivano a 2.500 euro su 300.000. Quindi vuol euro dire che ha preso, quindi, il treno, è andata... Me lo sono pagato e i miei pranzi me li sono sempre pagati. Ho capito, abbiamo fatto un po' di chiarezza, okay, però i numeri sono quelli in grande che abbiamo detto poco fa. Telefonata da casa, pronto? 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 Buongiorno. Ciao, sono Magali, buongiorno. Prego, dica. Meno male, è tornato. Ah, bene, c'ero anche ieri, signora. Sufficientemente abbiata. Si sa arrivare. Sa che non la sento bene, aspetti signora, c'è un problema di telefono. Del grande celeste, signora, della Regione Lombardia. Sì, c'è un problema di telefono, forse in una zona dove non prende bene. Dica, la sentiamo, dai. Mi sente? Ora meglio. Ecco, sono molto molto incavolata per tutta questa gente. Non mi importa niente della buriana che hanno fatto nel Lazio con i costumi romani, eccetera. Lo scandalo Lazio lascia il tempo che trova, perché noi in Lombardia ne abbiamo di peggio. Voglio dire, se vogliamo vedere le carne salate di Roma, guardiamo anche quelli di Arcore, voglio dire, lasciamo perdere lì. Quello che mi irrita è pensare che io a 71 anni prendo 750 euro di pensione, mentre il signor Morelli lì presente, ma non ne faccio un caso personale, in genere, ne prende una vagonata, se certo, no non si capirebbe no, come mai i partiti riescono a fare sparire i tesorieri dei partiti, da fare sparire milioni in questo senso. Allora, manca il controllo oppure, come dice il Carroccio, sono fatti loro? No, sono soldi nostri, caro Morelli, non sono fatti vostri. No, sono d'accordo sul merito, forse ha sbagliato persona nell'indicare Morelli che è consigliere comunale e quindi la signora, prego Morelli. Proprio ciccato. La signora dice di prendere 700 euro al mese, mi sembra. Sì. 700 euro al mese, penso, in pensione con una tredicesima e magari quattordicesima, quindi probabilmente la signora prende più soldi di me, perché io prendo 1200 euro al mese quando sono presente, se sono assente in consiglio comunale non prendo il gettone di presenza, quindi ad agosto non ho preso alcuno stipendio, non prendo tredicesima, non prendo quattordicesima, non ho alcun versamento per quanto riguarda i contributi, facendo il consigliere comunale. Precedentemente ero assessore e la differenza non è molta. È diverso ero comune e regione, qui è adesso più grande. Occasionalmente siete divisi in due, ma comune signora, e regione. Quindi ha proprio ciccato, ha proprio sbagliato due squadre, a volte ci accomunano, ma noi non c'entriamo posso veramente. Posso tornare un attimo al tema, sì, al tema principale. Sì, certo.
E Repubblica chiaramente fa il suo lavoro, però fa il suo lavoro come sempre mettendo un po' di nebbia e mettendo magari anche nella signora, facendo capire poi, perché la signora è indicativa di come la pensa la gente, logicamente. Nel vostro servizio siete stati illuminanti. Regione Lombardia costa 8 euro per ogni cittadino, la Regione Calabria ne costa 39. Allora, a parte la signora che fa il mischun, fa un po' il minestrone dicendo i soldi della Regione Lazio è sbagliato perché dispendeva il Consiglio regionale, poi si vedrà se è vero, e ad Arcore, allora ad Arcore c'è un signore che di soldi ne ha tanti, chiaramente abbiamo tutti invidia, e faceva i fatti suoi e non spendeva i soldi pubblici. Non erano soldi pubblici, in quel senso. Quindi sì. Affari suoi, nel proprio letto ognuno fa quello che crede, è a casa sua. Detto questo, chiaramente, e lo dico alla signora, la Lega Nord da quest'anno, visti le evidenti ragioni, attraverso una società, delle società esterne, fa certificare i suoi bilanci. Quindi, signora, i soldi nostri, e chiaramente però, li spendiamo un po' come crediamo, nel senso, se abbiamo 3, 5, 10 funzionari, è un problema nostro. La cosa che fa arrabbiare i cittadini, e vale per tutti, è che ogni buona intenzione arriva subito dopo lo scandalo. Deve esserci lo scandalo perché si risolva un problema. Adesso lo scandalo Lazio probabilmente metterà in ordine le cose, lo scandalo Lega Nord ha fatto sì che arrivasse. Vedremo, mi perdoni Fumagalli, su questo sono d'accordo. Intanto bisogna, cioè, a volte, un'emergenza rincorsa, a volte, no? No, le dico, a volte si arriva al punto e ci si rende conto anche di una situazione che deve essere risolta. L'importante è risolverla, secondo me. Chi va avanti come andava però, prima paga sempre pantalone, che siamo noi. Pronto, chi c'è in linea? Siamo noi Lombardi. Buongiorno, chi parla? Sì, buongiorno, sono Luisa della provincia di Milano. Ho visto che c'è la signora Fattuso. Eccola qua. Ecco, volevo chiedere cos'è quelle lettere che sono in giro per detrarre la quattordicesima. Per detrarre la quattordicesima? No, le uniche lettere che dall'INPS, dice? Sì. Le è arrivata una lettera dall'INPS? No, non mi è arrivata, ma l'ho sentito alla televisione che devono arrivare. Ma allora, stanno arrivando delle lettere dall'INPS che chiede la restituzione dei soldi della quattordicesima che è stata pagata a luglio. Perché evidentemente poi nel riverificare i redditi, se non spetta, viene chiesta indietro. Però è un po' anomala la procedura. È molto anomala. È vero questo che stai dicendo, una cosa fuori da ogni regola. Perché normalmente, secondo le proprie regole, poi dice, sai cosa, ho sbagliato, ridammeli indietro. Ma no, l'assurdo è che l'INPS sa benissimo qual è il reddito del pensionato, perché nel 90% dei casi c'è solo la pensione. Quindi niente, finché non riceve la lettera, nulla, perché può stare tranquillo. Vuol dire che non è il suo caso. Che non è il suo caso. Se ha preso la quattordicesima, può verificare il reddito, può andare a un patronato e far verificare se ha preso correttamente la quattordicesima o se deve aspettarsi che le venga richiesto indietro. Nel caso dovrebbe restituire la quattordicesima. Qui c'è una responsabilità evidente dell'INPS. Chi sia il responsabile, il direttore, lo devono andare a pigliare. Pur essendo un dipendente pubblico, secondo me, e lo dico in maniera assolutamente aperta, devo prendere a calcio. Ci vuole un altro scandalo. No, ma mi perdoni, adesso siamo giustamente a dire che i signori lì nel Lazio hanno sbagliato, pagheranno se hanno sbagliato. Qua c'è un evidente, evidentissimo errore di qualche dirigente. Cavolo, pubblicità, quanto pausa, prende quel dirigente lì? Faccia un servizio su quanto prende quel dirigente lì. Pubblicità. Colgo l'occasione per farvi vedere il sito di Telenova, eccolo qui, lo vedete sul tablet, sempre aggiornato, anche perché, ve lo dico perché tra un po' probabilmente riusciremo a mettere già entro sera il servizio qui sotto, uno dei tre servizi sarà quello che abbiamo visto poco fa dei costi della politica. Come sempre, se voi, anche voi ospiti, volete rivedere la puntata, Telenova, programmi, dentro la città, dentro la città, e trovate le registrazioni, i file della puntata che è andata in onda nel corso del pomeriggio, e quindi potete rivedere, commentare, pubblicare su Facebook. A voi politici piace questa roba qua. Va bene, pronto, chi c'è in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno. Siamo da Busto. Benvenuto.
Dica. Ma vorrei dire una cosa. Premesso che sappiamo tutti che la Sicilia, la Calabria e, tutto, e tutte le altre regioni costano di più della, sì, della Lombardia, però io pago le tasse in Lombardia. Se ci sono degli sprechi bisogna eliminarli nella sanità e in tutti i settori. Purtroppo, no, la fermo perché vedo Morelli che si agita. Nel no, senso però, che purtroppo le sue tasse non è così. Vanno a Roma. Sì, però il io problema dire... è che le tasse vanno a Roma. Vanno a Roma. Roma. Mi lascia dire una cosa, prego. Morelli. Dica, dica. Ecco, io dico questo. Ho sentito decantare tanto la, la regione Lombardia e i suoi consiglieri che si sono tagliati il vitalizio, che si sono tagliati... ma scusi, a me la cosa che mi indigna è che questi 80 consiglieri l'hanno tagliato, ma non il loro, hanno tagliato quello di quelli che arriveranno dopo. Il signor che c'è lì del PD, che è un assessore regionale, lui a 60 anni prenderà il vitalizio. Quando finiranno i 5 anni di regione Lombardia, il signore si è mantenuto 2 mensilità di TFR, 20.000 euro all'anno, per 6 anni prenderà 120.000 euro di TFR. A me mi indigna questo fatto, andare in giro a decantare che sono stati fatti dei tagli in, in regione Lombardia, in realtà l'hanno fatto ma per i prossimi, loro si sono tagliati. Allora, allora 500 le faccio rispondere, le faccio rispondere. No, ma è chiaro, è stato chiarissimo nella sua domanda o spiegazione, sì, che ha fatto. Prego. È molto chiara la domanda e molto chiara sarà la risposta. Dunque, si è votato in un modo diverso, il mio gruppo ha votato anche per abolire in questo consiglio regionale e non per i prossimi, primo. Secondariamente, adesso le faccio un esempio concreto. Il sottoscritto ha fatto per 8 anni il sindaco e spero per 10 anni il consigliere regionale. 8 più 10 fa 18. La mia pensione d'architetto, cioè sì, quello che io avevo lasciato al primo anno che ho fatto il sindaco, sono andato a rivederla quanto prenderò, perché ho pagato il minimo, chiaro? Prenderò 380 euro al mese, quella d'architetto, ha capito? E quindi... A 65 anni, sì, se io non avessi i 1500 euro, non so quanti sono, sì, di vitalizio, sì, io percepisco 380 euro al mese, ha capito? No, capito. Cioè, ma ha capito bene o no? No, allora, lei deve sommare. Non è la questione personale, no, il punto è no, che no, no, regole, no, 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 regole... qui vanno chiarite bene le cose. Allora, sa quando ha ragione lei? Sa quando ha ragione lei? Quando chi fa il consigliere regionale fa tante altre cose. Ripeto, fa tante altre cose. Fa il consiglio di amministrazione, è dipendente, prende altri emolumenti, eccetera. Lì ha perfettamente ragione. Ma se uno fa solo il consigliere regionale e lo fa bene, ho capito, a 65 anni io penso che prendere 1500 euro di pensione è giusto perché ha perso la sua, io ho perso la mia. Ecco il dato. Ha capito il dato qual è il problema? Spiega, che spiega il signore che ha telefonato come mai purtroppo non vale l'idea di dire vabbè, però in regione Lombardia sono virtuosi, chi se ne importa se in Sicilia sperperano, perché alla fine il conto vale per tutti gli italiani, che ogni consigliere regionale, perché ovviamente va tutto nello stesso calderone, questa è la media, questa vabbè, è la media, certo, se poi in Lombardia costano meno della metà, questo poco importa, noi le tasse, noi tutti l'accisa sulla benzina mica la calcolano, sì, ma noi abbiamo anche le regioni a statuto speciale che appunto ci costano telefonata, una cifra pazzesca. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, dica. Sono io, posso parlare? Sì. Sì, volevo fare una considerazione ai vostri ospiti. Abbiamo sentito che ultimamente hanno chiesto al popolo italiano di fare dei sacrifici. Sì. Perché dicono c'è la crisi, allunghiamo le pensioni, mettiamo tasse a destra e a sinistra. Allora io mi faccio una domanda e chiedo a voi una risposta. Ci sono questi scandali delle varie regioni dove si nota dove gente spende dei soldi, una cifra onerosa di soldi. Ok, scandalo Lombardia, scandalo Lazio, compagnia bella. Allora io mi domando, ma in Italia i soldi ci sono o non ci sono? Perché se non ci sono, uno come fa a spenderli? Abbiamo visto che ci sono degli scandali. Allora io mi domando, la classe politica ci dice la verità o ci nasconde qualcosa? Vorrei una spiegazione, scusate, sotto questo punto. Grazie. Sa che mi piace il suo punto di vista. Questo è il ragionamento. Il fatto, io quello che ripeto ancora, forse l'altro telespettatore non mi aveva capito bene, ma il problema della politica è che la politica noi dovremmo giudicare per quello che fa. Io penso che
un cittadino dovrebbe essere contento se in Regione Lombardia funziona la sanità, se in Regione Lombardia funzionano i trasporti. Ecco, questa è la domanda che deve fare. Ma io immagino sia non contento, entusiasta, fatto salvo che poi se gli chiedono sacrifici al cittadino... Benissimo, ma il problema è che noi siamo una regione su 20. Cioè, quindi il problema è se ci sono le regioni speciali, a statuto speciale, che hanno degli introiti... tipo la Sicilia, spaventoso, costi esorbitanti, e bisogna andare a tagliare lì, perché continuare a tagliare le regioni virtuose non può creare un problema di scadimento dei servizi. Ecco, questo che bisogna stare attenti a non voler... tagliare salvo, dove fatto serve. Fatto salvo per completezza che sopra la Regione Lombardia ora pesa il dubbio che anche sulla questione sanitaria ci siano stati tanti soldi mossi. Il discorso adesso la mettiamo in politica. Su questo io non entrerei perché non sono al corrente. La giustizia farà il suo corso. Ma io so solo che in Regione Lombardia, da tutta Italia, vengono a farsi operare. Perché non vanno in Sicilia, che ci costa due volte e mezzo il costo della sanità lombarda? Questa è la domanda. Alzo il telefono. Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto? Tocca a lei, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Milano. Raffaele. Come si chiama? Raffaele, benvenuto, prego. Senta. Fate andare sul video il numero di conto corrente del consigliere Morelli e dell'architetto, così gli mandiamo qualcosa, visto che prendono poco e niente, poverini. Mi sembra quasi che sono in difficoltà economica. Ci mandi questo numero di conto corrente che facciamo un piccolo versamento. Grazie e buongiorno. Ci ha fatto sorridere, però non è una questione personale. Se uno fa bene il politico e fa solo quello, ripeto il concetto, cerchiamo di capirci bene e di non fare fumo e di non fare tutte le erbe a un fascio. Se uno fa bene il politico, fa solo il politico e fa solo quello, non fa tante altre cose come avviene oggi, purtroppo, e sono d'accordo con lei, con 7.000 euro al mese per 12 mesi e con 5 persone che devo mantenere, 4 figli più la moglie, con 7.000 euro tu non ti arricchisci, vivi bene, vivi onestamente bene, certo, ha visto... ma non ti arricchisci, chiaro? Se facevo il professionista, come lo facevo prima di entrare in politica, prendevo di più di quello che prendo adesso, ma non mi lamento perché sto bene. Telefonata. Ma faccio solo quello, però non faccio altre cose. Pronto. E quello che non succede è altra telefonata. Questo qui da il fatto casa. Che bisogna. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Fra. Sto aspettando che allora approfitto dell'occasione che ci sono due rappresentanti della regione. Sì. E in particolar modo la signora Fattuzzo. Sì. Ora io ho già telefonato, come decine di migliaia di persone come me sono in pensione, ho 71 anni, mia moglie ne ha 72. Avete fatto il cumulo sui ticket sanitari, sì. E ho sentito dire che stavate rivedendo la cosa perché non era giusto, quando più anche se si soppassava una certa età. Anche perché il cumulo è fatto sul lordo e dal lordo togliete l'IRPEF che è stata aumentata, l'IMU che è venuto fuori, la benzina lasciamo stare perché vado in giro poco, perché ormai è 71 anni, poi c'è dentro la spazzatura che è aumentata. Questo mese fra me e mia moglie, se volete vi spedisco i costi che ho fatto all'ospedale, abbiamo speso 125 euro. Ecco, vorrei sapere quando rivedete quel discorso del cumulo. Vado una cosa veloce, l'assurdo, io conosco due persone in pensione come me, la moglie prende poco, prendi 400 euro di quattordicesima, però nel cumulo, siccome il marito guadagna molto, paga il ticket, cioè allora i 400 euro sono buttati via. Fattuzzo, la risposta, grazie del dubbio telefonata, prego. Sì, guardi, io sono all'opposizione, purtroppo non ho modo di decidere da sola il limite di reddito per il ticket, che è 38.500 euro lordi. Allora, è stato chiesto, abbiamo chiesto in consiglio più volte alla giunta di rivedere compatibilmente con le risorse finanziarie, perché purtroppo questa cosa del cumulo. Secondo me
vista la crisi finanziaria e viste tutte le spese che i cittadini devono sopportare in più, io un ritocchino lo farei, quindi sono d'accordo. Il prossimo Consiglio regionale, in cui si possono presentare mozioni e interrogazioni, le prometto che presenterò una mozione o interrogazione urgente per chiedere alla Giunta a che punto è lo stato dei lavori, cioè se c'è l'intenzione o meno nel breve di ritoccare questo. Ecco che arriva la notizia intanto. Poi però decide la maggioranza. Berlusconi, visto lo scandalo laziale, ecco la notizia, Berlusconi che convoca lo stato maggiore del partito, visto che la situazione ovviamente ha investito sì il PDL laziale, ma presumibilmente avrà ripercussioni ad ampio raggio. Pubblicità. In edicola, signori, Famiglia Cristiana, come sempre, questo numero tratta di attualità e mette in prima pagina Moreno Moser, ma pensa, il figlio ovviamente, mondiale di ciclismo in Olanda. Bella questa storia, famiglia di campioni, si parla anche di Benedetto XVI, di Baglioni, attualità, notizie, cronaca, in edicola, Famiglia Cristiana. Abbiamo detto che i big del partito sono stati riuniti, leggo qui sul tablet, da Berlusconi, perché tra i dubbi che venivano ai vertici del PDL c'è che addirittura questo scandalo possa travolgere, qualora la Polverini decidesse di dimettersi, financo la Lombardia. Non ho capito perché, però questa era la voce che diceva perché lei ha capito questa storia? Ho capito. Lazio, che c'è? Non si dimetta perché obiettivamente non vedo il motivo che il presidente, perché anche qui la regione e anche i colleghi possono dirlo, confermarlo. Il Consiglio ha le sue regole e la Giunta, però, il Presidente, perdoni, ha le altre regole. Va bene. Non è che, però, diciamo, uno può essere coinvolto anche... quindi al vertice di un sì, per carità, presunto ci sarà, tal adesso, malaffare. Ho sentito che domani roba, si riuniscono e vogliono dimezzare le commissioni, c'è tutta una serie di Il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, quello che da noi è Cecchetti, quella figura lì, che prima era Boni, sì, aveva, tal Mario Abruzzese, aveva tra i suoi benefit due auto blu, 18 segretari, 7 consulenti, e gli hanno detto: guarda che sono un po' tanti, mi servono tutti, ha detto. Beh, questo ora, è un presiedere un'assemblea di siffatta natura mi sembra un po' eccessivo. Anche qui il problema è che ci sono degli eccessi che poi la regione Lombardia non si deve dimettere, cioè una roba che sta in piedi così su, no, su del presidente, no. Polverini per ma me quando, non si... quando ci sono gli estremi, ma perché non è coinvolta lei per una ragione, ho capito, si dovrebbe però, dimettere, voglio... si dovrebbero dimettere i consiglieri, fare entrare altre persone se dovesse essere questa il PDL, fatto, cioè il partito per cui è stata eletta, sì. Non è che un partito, no, il partito, no, il problema è che il partito PDL non era in lista, questo non dimentichiamolo sempre, cioè il partito PDL non era, non c'era la lista. Un secondo, arrivo prima, sì, telefonata, poi vengo da prima. Pronto? Pronto? Tocca a lei, la sento male, ma tocca a lei. Pronto? Eccola, prego. Tocca a lei. Pronto? Sì, sì, prego, dica. Io mi chiamo Ambrogio, no? Sono in provincia di... Di? Ecco. Volevo chiedere, ho i vostri politici o la signora Fattuzzo una formazione? Sì. La chieda. Niente. Signore, parli. No, volevo chiedere perché si parla tanto che adesso stanno controllando la quattordicesima, no? La quattordicesima. Ecco, io con l'INPS ho un debito. E ho fornito, no, hanno voluto, diciamo... Signore, non stiamo capendo niente, mi perdoni. Dica la sua domanda alla Fattuzzo, dai. Volevo sapere, per avere questo, diciamo, contenzioso con l'INPS che ho io, no? L'INPS, sto aspettando ancora la risposta diciamo, il perché di questo. Ed è un anno e mezzo.
c'è forse un termine di tempo per la risposta o... C'è un termine, sì. Ho capito, c'è sono un termine 90... di tempo in cui l'Inps deve rispondere, sì, ai quesiti, per legge... Dica. No, per legge ci sono, quando uno fa un ricorso amministrativo, per legge l'Inps ha 3 mesi di tempo per rispondere. E quindi, se ma anche non perché risponde, dopo un anno e mezzo lo domandi di nuovo. Attenzione, se non risponde, il ricorso si intende respinto e quindi lei può rivolgersi a un legale, magari tramite il proprio patronato, e chiedere al giudice di verificare se questo indebito c'è o non c'è, se lei deve pagare o meno questo indebito. Brava Fatuzzo che ha fatto chiarezza. Prima, adesso deve salutarci, ma sì, mi dica io cosa ne pensa, perché Berlusconi trema, abbiamo scritto. L'ultima nota politica, poi ho la commissione a consigliare. Ma questo è orologeria, perché dice, ecco, vedi, arrivano le elezioni, scandalo, PDL, no, appena no, Berlusconi. Secondo me, guardate, non è così. È il dato politico, non cerchiamo di rincorrere sempre questa magistratura che con l'orologeria arriva sempre. Non è vero. La magistratura fa il suo compito e la politica deve fare il proprio. Non sono d'accordo con i colleghi in quanto la Polverini, dal mio punto di vista politico, con un ragionamento politico, deve dimettersi davanti a questo evento che ha messo in luce una contraddizione talmente forte all'interno della sua maggioranza di scandali, di spese ingiustificabili, di privilegi, di quanto diceva lei, insomma, prima, due anni che lì farà presidente, non può non accorgersi di queste cose. Poi lei dice, non so se in modo sibillino o comunque fa rilevare quanto la stampa sta dicendo, si ribalterà poi anche sulla regione Lombardia. No, lo diceva no, lo dice la stampa. Guarda, lo certo, allora qui va detto... Un altro ragionamento politico che ci distingue certamente, no? Perché la politica è fatta anche di idee e di posizioni diverse. Sapete benissimo che è da questa primavera che il Partito Democratico e le minoranze chiedono le dimissioni del Presidente Formigoni, lo sapete, insomma, no? Sì, però le due vicende, le due vicende non sono uguali. Lei dice però 11 indagati o passati in giudicato. Il presidente che deve giustificare davanti alla giustizia è una questione politica. Noi poniamo questa questione politica, questa contraddizione della politica regionale lombarda estremamente con chiarezza, chiedendo le dimissioni del presidente e andare dall'elettorato per dire cambiamo come in regione Lazio. Chiudo, vi lascio la parola. Mi permetta, Morelli, ti lascio la parola. Dicendo questo, per far chiarezza in Lombardia e per far chiarezza in Lazio, nella regione Lazio, bisogna ritornare dagli elettori e dire guardate, ci sono le politiche questa alta primavera, abbiniamo, come anche il tuo segretario provinciale, Salvini aveva chiesto, abbiniamo le regionali con le politiche e i lombardi e i laziali dicono a questo punto chi dovrà governare la regione Lombardia. Ma gli emiliani no. Ecco, questo è far chiarezza. Ma la domanda che vorrei fare è quelli delle Emilia no. L'Emilia e la Puglia dove Errani è indagato per aver... l'accusa aveva dato dei soldi alla cooperativa del proprio fratello e vendola che non ha due indagini. Non hanno 11 consiglieri ex assessori? No, la domanda è, visto che anche nello statuto... Cioè, questo... No, perdonatemi, però è proprio brutto da sentire questo discorso. Siccome tu, allora anch'io... io vorrei chiedere a tutti, chiedo adesso Morelli, poi, ma secondo voi questa frase dove Berlusconi dice, virgolette, Renata non mollare, ha senso o no? Cioè... Non mollare di che? È rappresentativa, è un politico, è stato eletto, quindi è rappresentativo dei cittadini. Casomai sono i cittadini che dicono io non sono d'accordo, voi avete fatto delle presunte, verranno dimostrate o meno ruberie. Sì. Perché la politica si autotutela in questa maniera? Perché la Polverini non si deve dimettere? Di che? Prego. Un po' questa domanda. Secondo me adesso dobbiamo vedere che cosa farà il PDL. Ma non ha fatto niente. Io personalmente ritengo che se verranno accettate queste cose, questi signori che hanno evidentemente compiuto degli atti che sono opinabili, mettiamola così, devono essere cacciati, molto semplicemente. Battistoni se n'è andato, ed è il capogruppo che è stato politico, è un fatto grave, però a questo punto è come dire sostituito, è stato indagato, Fiorini si deve dimettere, cioè mi sembra una cosa assurda. Sono indagati sia Penati sia Formigoni.
Non è ora di andare dal popolo e dire: ma voi cosa ne pensate di questa legislatura? Il ma il bello è che per equità dovreste e la Polverini dire, deve tirare le conseguenze. Dovreste dire esattamente la stessa cosa per Errani e Vendola, ma queste cose voi non le dite. Non è minimamente indagata. Voi non le dite. Ma la Polverini è indagata. Che dovrebbero essere lo stesso ragionamento. Sarebbe equo farlo per Errani e Vendola. Ma la domanda è la Polverini. Ho capito che non è indagata. Non è indagata, non ha fatto niente. Sta governando bene. La responsabile è lei, dai. Ma ho capito, ma non è che... politico, no? Non penale. Ho capito, politico. Ma allora ripeto ancora, la lista del PDL per un cavillo non è stata possibile essere presente nella compagine elettorale, per un cavillo. Per cinque minuti. Nelle squadre di pallone, quando la squadra perde, anche se l'allenatore non è preposto a fare gol, se la squadra perde se ne va l'allenatore. Ma non sempre, l'Inter... Non si capisce perché qui di Riffa o di Raffa, telefonate, deve salutare. Posso salutare che io allora, devo andare facciamo in commissione. Così, salutiamo Prina, grazie della sua presenza, pubblicità, la telefonata tra poco, pubblicità. Scusate. Ve lo faccio rivedere il sito internet di Telenova, eccolo qua, telenova.it, perché oggi ho questo nuovo tablet e mi piace giocarci. L'avete visto il sito di Telenova? In mezzo c'è il TGN News, sempre aggiornato con l'ultima edizione del telegiornale, ci sono le notizie, tra un po' avremo anche dei sondaggi, insomma un modo per interagire con voi, no? Anche da casa se volete scriverci oppure riguardare le trasmissioni. Questa per esempio sarà sul sito alla voce programmi, alla voce Telenova e alla voce dentro la città nel corso della giornata. Pronto, chi c'è in linea? Oh. Pronto, buongiorno. Buongiorno, mi sente? La sento bene, chi parla? Allora, sono il Lino da Pieve Emanuele. Oh, bene, dica. Senta, io volevo fare un quesito, esporre un quesito ai politici che là, ovviamente, sì. Non è che possono rispondere di quello che io sto per dire, perché però se qualcuno si muove a fare qualcosa, perché qua dica, è assurdo. Forza. Mi è arrivata una bolletta Eni, S.P.A., con una spesa di 443 euro, con 100, più 160 di tasse, alla fine il subtotale è 603. Su 603 devo pagare l'IVA. Sì. Le sembra giusto pagare l'IVA sulle tasse? Cioè, questo quesito io vorrei porre che è una cosa eclatante proprio. In più sentiamo. Allora, si risponde da solo perché lo faccio anch'io, lo fa anche Vagliati. Lo fa anche è veramente una cosa eclatante. È solo l'Italia che paghiamo la tassa sulle tasse. Questo è veramente una cosa incomprensibile, ma che succede e tutti ce lo domandiamo, ma nessuno fa niente, anche perché quei soldi servono, siamo sempre lì, o li prendi da una parte o li prendi dall'altra. Servono, bisogna vedere, perché se poi ci fanno la festa con speriamo che abbia usato i suoi soldi, però se l'ha detto non penso che dica una cosa per un'altra. È molto garantista, però sì. Sa, ricordavamo, è la regione che ha avuto uno scandalo mica da ridere poco tempo fa, il Lazio, dove c'era una libertà di movimento e riguardava quello che dicevamo poco fa con Marrazzo e quant'altro, una libertà di movimento che lascia presumere evidentemente a un modus bislacco operandi di operare. Secondo voi è possibile, chiedo al consigliere regionale Fatuzzo, è possibile che i finanziamenti che vanno al gruppo consigliare, perché sono quelli di cui si parla, in quel caso PDL, per lei i pensionati e per gli altri, ognuno il suo, siano stati utilizzati in modo così leggero, senza controllo, senza nessuna rendicontazione? Come funziona? Prego. Io so che ogni regione è autonoma da quel punto di vista nel prevedere i controlli, quindi in Lombardia c'è un controllo ad esempio dell'ufficio di presidenza. Non so nel Lazio se debbano consegnare o meno pezze giustificative, quindi io so come funziona la regione Lombardia, cioè, nel Lazio secondo me potrebbe essere un po' più a maglia larga il controllo. Quindi rimborso ricevuto, uno è responsabile e poi c'è lo scenario che sta emergendo. Come in tutte le cose, se uno si comporta disonestamente
non c'è controllo che tenga. Ma sa, dopodiché però ci riflettevo anche io, cioè se io entrassi al supermercato e sono certo che non c'è nessun controllo nel fatto che io posso prendere e far quello che voglio, l'occasione si sa come fa l'uomo, in teoria dovrebbe esserci un controllo, altrimenti poi si beh, guarda, in comune di Milano, non dico non c'è un controllo, c'è un controllo asfissiante, perché vengono controllate anche nei borsi taxi, dove bisogna dire quando si è andato, perché si è preso il taxi e perché non si è preso. Sui giornali, per andare dove? Cioè, se magari lei dice, se uno prende il taxi per andare a una commissione, magari ci sono dei sopralluoghi e non ha la propria macchina, magari sul cantiere della metropolitana, può essere, ecco, diciamo, o ha delle manifestazioni, nel senso ci sono delle commissioni esterne, quindi c'è il pulmino, magari uno abita dall'altra parte di Milano e quindi conviene abbiamo fatto i conti che conviene il taxi che fa spostare il pulmino, ecco, quindi ma c'è una veramente sì, però questo è Milano, poi dopo se di là invece ma fanno se io le posso dire che io ho cambiato l'auricolare del cellulare che è 15 euro. Ho dovuto dare modello, specifiche, perché se non era quello del comune, allora non mi spettavano. Cioè, perché è il cellulare del comune? Abbiamo il cellulare. Avete il cellulare. L'unico benefit che abbiamo. Pagato anche la tariffa, così almeno ci capiamo. No, la tariffa è una tariffa flat che abbiamo. Che è per i consiglieri. Per esatto. Parlare. Va bene. Telefonata, pronto? 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 Buongiorno. Pronto? Dica, buongiorno. Pronto? Pronto. Sono Carletto. Dai. Dica Carletto. Ecco, e volevo dire a tutti i politici che c'è lì. Sì. Ecco, le volevo dire a tutti i politici che c'è lì. Sì. Specialmente quelli della Lega e il PDL. Sì. Che sta difendendo la Lombardia. Ecco, quando è nata la Lega io avevo una speranza. Però cosa hanno combinato quelle della Lega? Hanno governato per 10 anni, Lega e PDL. E? Cosa hanno combinato? Non lo so. Allora, io quello del PDL risposta... mi dice tagliare qui, tagliare là. Bisogna tagliare i ladri. Carletto, la risposta per quanto possibile, perché Carletto non è che c'ha torto, se mi permetta, prego. A Carletto dico questa cosa, se Carletto abitasse in un'altra regione, magari in Calabria, in Toscana, in Puglia, sì. Ma non per forza del sud, non sia mai, ma se qualcuno in famiglia stesse male, 500.000 italiani vengono ogni anno in Lombardia a farsi curare. Già questa è una ragione per la quale la Lega e il PDL stanno governando la regione Lombardia oramai da qualche annetto. E il funzionamento della sanità, dei trasporti. Sì, no, questa storia la dite sempre, ma è sempre ragazzi, stato non è così. Che la diciamo sempre. Storicamente, cioè, è sempre stato così. Prego. Ma non è che storicamente, se io da 20 anni fa avessero cominciato a gestire male le cose, saremmo come in Puglia, per cui dobbiamo andare da un'altra parte a farci curare. Dobbiamo andare in Emilia, in Liguria, da altre parti. Fortunatamente, rispetto a questo tema, abbiamo avuto dei bravi amministratori che hanno governato bene i nostri soldi, e i nostri soldi vanno in servizi buoni, positivi, altrimenti non verrebbero 500, o sono 500.000 scemi che vengono di qua, peraltro 5.000 scemi che noi paghiamo, perché dovete sapere che purtroppo per legge le regioni dalle quali c'è questo turismo sanitario dovrebbero ripagare a Regione Lombardia i loro debiti, ma da 20 non abbiamo citato non l'esempio non virtuoso, ma per fare insomma il discorso completo, tra le regioni abbiamo detto quelle del sud spendono di più, in realtà una delle più costose è la poco popolosa Valle d'Aosta, perché costa una cifra e mezza, hanno delle spese allucinanti e ci sono pochissimi ovviamente persone elette rispetto al numero di cittadini che sono poche. Devo mandare, guardi là, c'è scritto di chiudere. Signori, speciali. Grazie del vostro ascolto, delle telefonate, ci rivediamo domani. Vagliati, Morelli, Fatuzzo e prima c'era anche Prina. Grazie signori di essere rimasti qui con noi. Vi ricordo telenova.it, stefano.fumagalli@telenova.it per scrivere. Grazie, buon pomeriggio. Questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia.